Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò della Mingda Magician X, una stampante 3D rivoluzionaria che mi ha praticamente quasi fatto innamorare. Può fare innamorare una stampante 3D? Sì, se stampa bene, se è precisa, se è silenziosa, se è facile da utilizzare, se si monta in pochi secondi. E questa stampante 3D ha tutte queste caratteristiche, tra l'altro è anche Direct Drive, il piatto autolivellante su 16 punti, non ha nemmeno le rotelline per poterlo regolare perché fa tutto da sola. E la silenziosità è imbarazzante, ovviamente per quanto riguarda le ventole, eccetera, poi il rumore del movimento, quello è inevitabile perché ci sono cinghie, parti meccaniche in movimento, però davvero molto limitato. Adesso vi farò vedere il veloce video dell'unboxing, all'interno del quale troviamo come sempre le parti che la compongono, poi ovviamente un po' di ferramenta, un po' di filamento PLA, qualche chiave a brugola, insomma quello che serve per montarla. E il montaggio è davvero rapidissimo perché basta mettere l'arco dell'asse Z dove c'è l'estrusore sulla base, avvitarlo con 6 viti, quindi 3 per lato, 2 lateralmente e 2 di sotto, dopodiché si collega tutto il cablaggio, insomma nel giro di 6-7 minuti praticamente si installa tutta la stampante ed è pronta per funzionare. E questa è la versione che verrà venduta a voi. Finora l'ho visto online con alcune parti di colore diverso, quindi questa parte era grigia, la parte di sopra pure, e insomma alcuni componenti. Invece questa a quanto pare dovrebbe essere la versione che verrà venduta tutta in nero, all black. E allora la prima cosa che voglio farvi vedere è la sua silenziosità. Ho messo questo misuratore di decibel sul piatto di stampa, quindi l'accendo, farò silenzio e vedrete che il rumore che si sente anche quando c'è silenzio è di circa 30 decibel, in realtà 0 decibel è praticamente impossibile da ottenere. Allora l'accendo, la voce umana come sapete si attesta sempre attorno a 75-80 decibel in base al tono di voce, insomma al volume della voce di ognuno di noi. Adesso farò silenzio, attenderò che si assesti praticamente al minimo e poi l'accenderò. Una stampante 3D che dal punto di vista della silenziosità è quasi irraggiungibile dagli altri modelli. Il piatto di stampa è ricoperto da questo vetro microforato che offre un'adesione paurosa durante la stampa e poi ci permette di staccare con molta facilità i pezzi quando si raffredda, anche se qualcosa l'ho staccata quando ancora era caldo ed è riuscito a staccarsi pure perfettamente. E questo è l'estrusore Direct Drive che ci permette di stampare qualunque tipo di filamento, anche il TPU, senza alcun problema. Questo vasetto è in TPU e anche questa stellina è in TPU e ha una qualità davvero molto molto elevata, ma adesso lo vedremo tutto da vicino. L'autolivellamento è automatico, quando l'estrusore tocca il piatto gli fa capire qual è l'altezza alla quale deve fermarsi e lo fa su 16 punti. Questo è il display al colori, nel quale troviamo diversi comandi. Sulla sua destra troviamo le connessioni, quindi l'ingresso USB che ci permette di stampare anche con una classica pendrive, l'ingresso per la scheda SD e l'ingresso USB che ci permette di stampare con un cavo USB di tipo C. Qua sulla destra abbiamo due alloggiamenti per poter conservare le SD che non utilizziamo. E sotto a piatto di stampa c'è questo vano dove poter mettere eventualmente degli oggetti, comunque qualcosa da conservare al suo interno. Questo invece è il sensore di fine corsa dell'asse X tramite questa linguetta. Invece per quanto riguarda l'asse Z si tratta di un sensore ottico che va a inserirsi in questo forellino e indica il fine corsa dell'asse Z. Nel frattempo, scusate il fruscio, ma ho acceso il ventilatore perché mi stavo sciogliendo letteralmente. Questo è il tasto per l'accensione e lo spegnimento e questo è l'ingresso per l'alimentazione elettrica. E questa è la parte posteriore della stampante. È tutto molto ordinato, è tutto fatto davvero molto bene. Questo è il motore dell'asse Y, questo invece è l'end stop. Questa è la cinghia che permette il movimento del piatto. I due motori dell'asse Z, come vedete il cablaggio è tutto ordinato, c'è pure questo scivolo che permette di non avere eventuali inceppamenti. E i cavi che alimentano i motori dell'asse Z escono da questo foro, si collegano direttamente ai motori e non danno ingombri, quindi non abbiamo fili volanti. E le due viti senza fine arrivano fino in alto e si bloccano su questo ponte in plastica ingegneristica, sono dei polimeri molto robusti che garantiscono leggerezza e una buona robustezza alla macchina. Sulla parte alta abbiamo questo supporto per la bobina che è possibile spostare ed alloggiare in uno o nell'altro punto in base alle nostre esigenze. Si incastra in questo modo, si solleva questa linguetta, si sposta e si può posizionare a piacimento. I motori dell'asse Z sono collegati da questa cinghia
che permette un movimento sincronizzato perfettamente, e lo tende, che comprende sia l'estrusore che ovviamente anche il nozzle, si muove su quest'asse tramite queste ruote eccentriche, che è grossissimo. Infatti solitamente si trovano degli assi di circa 20 mm, in questo caso abbiamo un asse invece di ben 60, che ci offre una buona robustezza e una giusta rigidità della macchina. E si può regolare il tensionamento delle varie cinghie tramite queste rotelle, questa per quanto riguarda l'asse X e questa invece per quanto riguarda l'asse Y. Basta semplicemente ruotarlo per allentare oppure mettere in tensione le cinghie e avere la giusta tensione per evitare di perdere dei passi durante la stampa. Ma ora accendiamo di nuovo la macchina e vediamo il display. Quindi una volta accesa appare il logo Mingda, e la prima schermata che ci appare è quella che ci consente direttamente di stampare, preriscaldare, livellare il piatto, eccetera. Possiamo preriscaldare tramite le impostazioni, quindi PLA, ABS oppure TPU. Abbiamo diverse opzioni per quanto riguarda poi la regolazione delle varie temperature, ovviamente non scenderò molto nei dettagli. La possibilità di riscaldare solo il nozzle oppure solamente il piatto di stampa, il livellamento automatico, e poi premendo su stampa ci farà vedere i file da poter stampare, ci fa scegliere tra la stampa da SD e la stampa tramite pennino. Ovviamente la stampa tramite cavo USB va fatta direttamente dal PC. Poi dal menu abbiamo la possibilità di muovere gli assi, tornare alla home, estrudere, quindi la possibilità di inserire ed estrarre il filamento, la possibilità di regolare anche la velocità di movimento, quindi se estrudere rapidamente o meno, e di quanto estrudere, quindi 1 mm, 5 mm oppure 10 mm ad ogni pressione. La possibilità di variare le varie velocità, agire sulle ventole, compensare l'asse Z, poi abbiamo diverse opzioni, quindi la possibilità di scegliere la lingua, eliminare il beep, cosa che io ho fatto, attivare o disattivare il sensore di fine filamento che avevo dimenticato di dire, eccetera. Quindi diverse funzioni che ci permettono di sfruttare appieno questa stampante. E adesso vi faccio vedere la funzione di livellamento automatico. Ovviamente deve raggiungere la temperatura di 150 gradi per quanto riguarda il nozzle e di 50 gradi per quanto riguarda il piatto di stampa. Mentre si riscalda, vi anticipo che il piatto di stampa potrebbe muoversi quando vi arriva, quindi dovete agire sulle ruote eccentriche semplicemente con una chiave che viene data in dotazione. Basta ruotarlo leggermente finché il piatto non si muove più. Adesso aspettiamo che si riscaldi e guardiamo il processo di livellamento. E questo è il rumore che fa durante la stampa praticamente. E questo quindi è il processo di autolivellamento su 16 punti. Da questo momento in poi è possibile stampare qualunque file perché il piatto è livellato in automatico. E allora vediamo direttamente i pezzi che ho stampato. Questo vaso è ribelle, quindi lo metto in questa posizione in modo da evitare di avere questo pezzo ballerino. E allora partiamo direttamente dal primo pezzo che ho stampato. Ho voluto stampare direttamente dei test di stampa per vedere come si comportasse questa stampante, perché siccome mi ispira molta fiducia ho voluto fare dei pezzi difficili. Un lamb bench, la barchetta di test di stampa, non è un pezzo difficile, ma rileva e rivela le varie difficoltà della stampante. Come vedrete dal time lapse e dalle riprese dettagliate, si erano formati un pochettino di capellini che però ho rimosso per farvi vedere come risulta la stampa una volta ripulito. E come potete vedere, anche se qualcosa ancora è rimasto, non ho rimosso proprio tutto, la stampa è venuta davvero bene. E questo è un filamento che, come vedrete anche in altre recensioni, mi ha sempre dato problemi. Non sono mai riuscito a ottenere un pezzo realmente ben fatto con questo tipo di filamento, ha sempre saltato addirittura qualche layer, non riesco a capire quale sia il motivo, quale problema abbia questo filamento, ma su questa stampa è riuscita a stampare davvero benissimo, fin dal primo layer addirittura una stampa nettissima, fatta davvero molto bene. E proprio durante questa stampa, tramite un termometro di infrarossi, dopo aver impostato il piatto di stampa a 50 gradi, ho verificato che praticamente su tutti i punti rispettasse la temperatura corretta. Come potete vedere, ovunque io punti il laser di questo termometro, mi indica praticamente 50 gradi correttamente su ogni punto, con differenze di pochi decimi, in attesa che mi arrivi una termocamera per fare delle riprese molto più dettagliate. Poi ho voluto provare anche con il colore nero.
In questo caso ha dato molto meno problemi rispetto a quello giallo, quindi meno fili formati, e la stampa è riuscita bene. Uno dei difetti delle stampanti che hanno il sistema Direct Drive è il fatto che tutto il gruppo estrusore dello stand, eccetera, risulta molto pesante e quindi soffre leggermente dell'inerzia, quindi si può formare questo effetto sulla superficie. È una cosa quasi inevitabile, però è solo una questione estetica. Strutturalmente i pezzi sono comunque molto resistenti. In questo caso avevo impostato una temperatura del piatto molto esagerata e quindi all'inizio è venuto in questo modo, però la stampa è venuta davvero bene. A me piace parecchio, molto molto rifinita anche nei dettagli, superfici perfette. Poi ho deciso di fare un aggiornamento del firmware e ho stampato questo pezzo. Questo è un altro test di stampa che ci permette di vedere se si formano dei fili, e qua se ne è formato uno appena percettibile, praticamente possiamo dire che non ce ne sono. La superficie è perfetta sia sulla parte di sopra che sulla parte di sotto, la parte interna è pure perfetta. Secondo me è un pezzo stampato molto bene e questo dovrebbe misurare 30 mm per ogni parte. Lo misuro con il calibro e vediamo quanto misura. Sono 30 mm, 30 mm, ovviamente questa percentuale minuscola non la calcoliamo. Praticamente perfetto in ogni parte, quindi mi ha dato la garanzia che una volta fatto l'aggiornamento riesce a stampare perfettamente. E poi ho deciso di passare al TPU. Questa stellina stampata con delle varie impostazioni che ho dovuto ricercare e calcolare con molta attenzione è venuta stampata secondo me molto bene. Ricavata tra l'altro da un file JPG, ho realizzato l'STL con un programma. E ho ottenuto questo pezzo flessibile in TPU, è la mia prima stampa in TPU e devo dire che effettivamente sono molto soddisfatto. Stampata davvero bene. L'unica cosa che non sapevo è che il TPU aderisce in maniera esagerata al piatto di stampa e per poterla staccare ho dovuto lottare pur essendoci il piatto freddo. Invece gli altri pezzi si sono staccati con molta facilità, semplicemente toccandoli, forzando leggermente, si sono staccati senza nessun problema. E questo è il vaso, stampato proprio in modalità vaso, quindi con una spirale, stampato perfettamente, però come avete visto, purtroppo il TPU è flessibile e tende a dondolare, soprattutto per via dell'inerzia del piatto che fa avanti e indietro in continuazione, quindi durante la stampa qualcosa è andato ad influire, non so che cosa, da questa parte si è formata questa sorta di cucitura con un filo, boh, non lo so, c'è un layer che è sbagliato. Comunque, per il resto la parte frontale è venuta benissimo, è la mia prima stampa in TPU, sono soddisfatto del risultato, sicuramente smanettando e variando le impostazioni sono sicuro che otterrò dei file migliori, però volevo farvi vedere comunque anche che qualche micro errore comunque si è verificato, sicuramente dovuto anche alla mia mancanza di esperienza, però comunque qualcosina c'è. Questo invece è il solito Superman che ormai ho deciso di stampare ad ogni stampa con le stampanti 3D. Ho utilizzato un filamento multicolore, effetto silk, quindi è un filamento lucido che fa risaltare tantissimo le varie imperfezioni. E anche in questo caso tutto è stato stampato molto bene. Mi piace davvero tanto come è venuto. Peccato che abbia scelto di utilizzare questo filamento che risalta tantissimo le imperfezioni. E la parte in cui si vedono maggiormente alcuni piccoli difetti è sulla base dove c'è l'adesione dei supporti. E questo conferma il fatto che tutto ciò è dovuto al tipo di filamento utilizzato e non alla stampante, perché ha stampato tutti i dettagli davvero benissimo. E allora ragazzi, adesso avete capito perché mi sono innamorato praticamente di questa stampante 3D. È fatta bene e ci offre dei pezzi stampati davvero in modo corretto. Io ho l'abitudine, durante le mie recensioni in generale, ma soprattutto per quanto riguarda le stampanti 3D, che sono degli strumenti particolari che funzionano in modo automatico, ma in base alle nostre impostazioni, ci tengo a farvi vedere davvero come funzionano, sia stampando dei pezzi di prova che stampando dei pezzi nei quali vengono risaltati eventuali difetti. In questo caso anche il TPU, che
ipotizzo per colpa mia, ha anche questo piccolo difetto, ma è la mia prima stampa in TPU, quindi ci può stare, devo ancora studiarla bene. E questa stampante 3D, ragazzi, è silenziosa, stampa bene, i pezzi aderiscono correttamente e si staccano correttamente dal piatto quando si raffredda, addirittura anche quando ancora non è freddo. Tutti i pezzi sono stampati bene, rispettano tutte le proporzioni. La stampante ha diverse tecnologie, diverse innovazioni per quanto riguarda il livellamento, i sensori di fine corsa e tante altre cose che ci permettono di utilizzarla comodamente, con molta facilità. Il montaggio è rapidissimo. Secondo me è una stampante 3D che merita, e per ora c'è questo Kickstarter che vi permette pure di risparmiare qualcosa. Ovviamente, una volta acquistati, quando vi arrivano a casa, se trovate qualcosa di diverso da quello che vi dico, sicuramente io perdo credibilità, voi avete buttato dei soldi e questo non va bene. Quindi ci tengo a fare delle prove con dei pezzi che facciano capire come una stampante possa stampare un vaso in TPU quasi perfettamente, come possa stampare un pezzo nei quali si possano risaltare eventuali difetti di stampa per quanto riguarda la superficie, supporti eccetera. La Benji, che è sempre un pezzo di prova che ci permette di capire quali sono i difetti di una stampante, e questo cubetto che trovo davvero molto interessante perché fa vedere l'eventuale formazione di stringing, problemi sulla superficie, la misura che è correttissima e tanto altro. Quindi non mi resta che sperare che questo video vi sia piaciuto, che lo abbiate apprezzato, ringraziarvi per averlo visto fino in fondo, ringraziare Migda per avermela mandata. Quindi vi invito ad iscrivervi al canale, cliccare su mi piace, cliccare anche sulla campanella per attivare le notifiche, e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.